Approfondiamo ancora il discorso relativo al governo e parliamo un poco del ruolo del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri. Abbiamo detto che il governo è un organo complesso perché è composto sia dal Consiglio dei Ministri che dal Presidente del Consiglio che dai singoli ministri che sono organi a loro volta. L'articolo di riferimento è l'articolo 95 della Costituzione che dice: il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Il secondo comma dice: i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Poi dice che la legge provvede a disciplinare nel dettaglio l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determina il numero dei ministri, l'attribuzione e l'organizzazione dei ministeri. Vabbè. Già dall'articolo 95 della Costituzione si capisce che l'attività di indirizzo politico non spetta al Presidente del Consiglio, ma spetta al Governo. E infatti il Presidente del Consiglio ha un ruolo forse non molto forte, perché dirige la politica del Governo, ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei ministri e quindi ormai è invalso l'uso di dire che il nostro Presidente del Consiglio, secondo l'articolo 95 della Costituzione, è un cosiddetto primus inter pares, cioè è un primo fra i pari che sono gli altri ministri, che ha una posizione superiore rispetto agli altri ministri, ma non di supremazia gerarchica. Quindi il Presidente del Consiglio non può imporre la volontà ai ministri, che magari non sono d'accordo con la linea di indirizzo politico del Governo. Questa situazione in cui il Presidente del Consiglio non è il capo, nel senso classico della parola, del governo, ma è la personalità più eminente del governo, la troviamo pure nella fondamentale legge numero 400 del 1988, che ha disciplinato una serie di questioni relativamente al governo. E ci dice cosa fa il Presidente del Consiglio dei Ministri e ci dice pure qual è l'attività del Consiglio dei Ministri. Il numero 2 di questa legge, leggiamo alcune parti, non tutte, ma che trovate comunque, ve li potete anche vedere. Il numero 2, lettera A, B e C. La lettera A dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri indirizza ai ministri direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo. Coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del governo. Il punto C è importante: può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva. C bis dice: può deferire al Consiglio dei Ministri, a fine di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Invece, il successivo articolo 3 fa riferimento alle competenze dell'intero Consiglio dei Ministri. E infatti la lettera A dice: le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici, alle questioni su cui il governo chiede la fiducia del Parlamento sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ancora sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri i disegni di legge, le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento, i decreti aventi valore o forza di legge, i regolamenti da emanare al decreto del Presidente della Repubblica e così via, una serie di atti importantissimi che non spettano tanto al Presidente del Consiglio, ma spettano in realtà all'intero governo, che quindi si conferma essere lui l'organo che ha la funzione principale di indirizzo politico. Bene, ma torniamo al nostro problema fondamentale. Il Presidente del Consiglio italiano attuale nel senso previsto dall'articolo 95 della Costituzione, è il capo del governo, come si potrebbe intendere così, in maniera profana, senza conoscere bene l'articolo 95? Ne è sicuramente il capo, ma non è una persona che può avere un potere gerarchico sui singoli ministri. Abbiamo detto che è un primus inter pares. E quindi c'è da chiedersi cosa succede quando un ministro non voglia seguire l'indirizzo politico del governo. I poteri che lui ha, il Presidente del Consiglio, in fondo sono abbastanza limitati. Abbiamo già visto che la legge 488, l'articolo 2, dice che sostanzialmente il Presidente del Consiglio, di fronte a un atto che lui ritiene non in linea con l'indirizzo politico del governo, ne sospende l'adozione di questo atto e lo sottopone alla riunione del Consiglio dei Ministri.
Quindi una sorta di potere di interdizione degli atti che il Presidente del Consiglio ritiene non conformi all'indirizzo politico del Governo. Ma se il ministro, diciamo ribelle, per così dire, continua a seguire un indirizzo politico che non è quello del Governo, il Presidente del Consiglio, in parole povere, non lo può cacciare. Può fare due cose: o aspettare, chiedergli che si dimetta, ma certo non lo può costringere. O può accadere che si dimette l'intero governo, ma insomma, sarebbe un po' troppo come situazione visto che solo uno è ribelle, oppure ribelle fra virgolette, oppure può arrivare a quell'istituto che si chiama la sfiducia individuale, cioè può presentare, può rinviare questo ministro che non segue la linea di indirizzo politico del governo davanti alle Camere affinché ottenga la sfiducia, c'è una mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza che tende a sfiduciare un solo ministro e non l'intero governo. Questa mozione di sfiducia individuale in realtà non è prevista espressamente dalla Costituzione e si è avuta la prima volta in Italia col famoso caso Mancuso. E il caso Mancuso, vi spiego brevemente i fatti, questo era il ministro della giustizia Filippo Mancuso. Questo ministro della giustizia Filippo Mancuso nel 95-96 sotto il governo Berlusconi non seguiva le linee di indirizzo politico del governo, mi pare perché mandò delle ispezioni in dei tribunali, una questione, una cosa del genere. E su pressioni varie il governo in qualche modo cercò di farlo dimettere. Il ministro Mancuso non si dimise. E allora si ricorse a questa sfiducia individuale, cioè il ministro fu sfiduciato direttamente dalle Camere, senza che ci fosse la sfiducia all'intero governo. Ora, il ministro Mancuso, però sfiduciato, si rivolse alla Corte Costituzionale, sollevò il conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato. E la Corte Costituzionale gli diede alla fine torto, dicendo che i ministri sono comunque responsabili individualmente, come dice l'articolo, come dice la Costituzione, per gli atti solo loro compiuti, quindi c'è una responsabilità collegiale del governo, ma c'è anche una responsabilità dei singoli ministri. E ha sostenuto la Corte Costituzionale, quando c'è un rapporto, un problema fra il Presidente del Consiglio e un ministro, ci sono vari modi per risolvere questi problemi, questa crisi in definitiva. E i modi quali sono? O le dimissioni volontarie del ministro che non è in linea con l'indirizzo politico del governo, o le dimissioni dell'intero governo, o per la responsabilità individuale che ha appunto questo ministro, la sfiducia individuale. Quindi il primo caso di sfiducia individuale è stato questo del ministro della giustizia Filippo Mancuso. La Corte Costituzionale alla fine ha appoggiato la tesi del governo che riteneva appunto possibile questa sfiducia individuale. C'è qualcosa da dire in merito però all'istituto della sfiducia individuale? Torniamo sempre allo stesso punto. Non è il Presidente del Consiglio che manda via il Ministro, ma è il Parlamento che lo manda via. E questo fatto della sfiducia individuale spesso non è possibile. Cioè, mi spiego, un Ministro può essere sfiduciato individualmente quando lui è una sorta di Ministro cosiddetto tecnico, cioè un Ministro che non sia appoggiato da un partito della coalizione di maggioranza. Ma se è un ministro che è appoggiato da un partito o la coalizione di maggioranza, la sfiducia anche individuale, togliere l'appoggio a questo ministro, comporterà anche che quella fetta di coalizione che lo sostiene potrebbe anche uscire dal governo e quindi provocare un'intera crisi di governo. Quindi alla fine dobbiamo concludere che l'attività di indirizzo politico spetta al governo nella sua interezza al Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio ha poteri di direzione e di coordinamento, ma è abbastanza debole come figura di preminente nell'ambito del governo. E infatti molti progetti di riforma della Costituzione sono stati avanzati anche nell'ottica di aumentare i poteri del Presidente del Consiglio.